Pesce Azzurro Drive, mi dica! Sì, buongiorno! Vorrei 18 pasti da asporto, grazie! Ma Mariana! Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro! Quattro, sì! Ho sbagliato! Gliela avanza tu! I mangerò prima di gialette! Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto. Buonasera a tutti e benvenuti a Rossini TV! Buonasera, cominciamo il gioco del Pesce Azzurro Quiz Show! Ci divertiremo insieme a voi e insieme a questa sera Orietta Pedotti! Si è fatta male! Sono caduta! No, sì. Sono capottate! Ma no, non è vero! Mi sono sbrigata tutta! Chiamate la croce rossa! Taglia! Taglia! Ricominciamo! Guarda, non mi riesco! Io ho anche il mal di schiena, non riesco a sollevarla! Sono mandulona! Perché ero molto entusiasta, capito? Di venire! Perché c'hai tacchi anche! Sono batta molto! Si fermi! Che figura brutta che ho fatto! Guardi la cara, brutta! E sono arrivata, sono capottata! Si calmi, Orietta, si calmi! È bello molto qui, bella molto! Ha visto? L'astronave, andiamo su Marte, Piano, piano, però si deve calmare perché... molto, ha visto quante molto. Telecamere? Sì, molte telecamere. Ha visto quante luci? Molto, bello molto. È la TV. Avete chiamato la soubrette, vero? Volete la soubrette? Dov'è? Mi sbaglio tutta nuda! Sono matta dura. Devo far vedere qualcosa? No, allora, si deve facciamo molto ascolto. Si deve dare una calmata, venga perché qui. Sono molto piatta. Non facciamo ascolto, sono piatta dura. Sono matta. Lei si deve Cucciava chi dentro. Ci sono dei piatti che dobbiamo... Ci sono le patate. È un gioco. Cucciare le patate. Io sono pensato per le patate. Molto. Stai a sentire. Le patate non ci sono. Non ci sono le patate? No. Allora vado via, arrivederci. Dove va? Venga qua. Io faccio il giro, sono bassi tutti da lì. Allora, abbiate pazienza con Orietta Pedotti. Orietta Pedotti, sì. Tutti mi chiamano Orietta Piloti perché dico che attacco dei gran piloti, ma non è vero niente, guarda. È una leggenda metropolitana, capito? Anzi, te lo sai che sono molto cambiata, molto? Gli ultimi tempi, guarda, sono cambiata molto. Tutti. In che senso? Non c'ho più voglia di discorrere per niente, non c'ho più voglia di attaccare piloti, capito? Sono diventata molto silenziosa. Ma da quando? Sono diventata molto taciturna. Da quando? Non ho più voglia di discorrere per niente. Ma da quando? Non attacco più un pilota. Guarda, è iniziato molto tempo fa, nel 98. Sì, 98 vedo. Niente, eravamo a cena con quattro amiche, eravamo io, la Rosita Rosati, la Gilda Gelati e l'Annalisa Centofanti, eravamo tutte e quattro. Allora, per favore, insomma, niente, io non mi ricordo adesso cosa ho mangiato, avevo mangiato Orietta! Un risottino, Orietta! Cose così. La Gilda Gelati aveva mangiato dei cappelletti, E invece l'altra aveva preso il coniglio in porchetta. E insomma a un certo punto della cena eravamo tutti a cena, mi fanno te Orietta discorri un bel po'. Io discorro un bel po'. Non è assolutamente vero. E insomma niente, eravamo tutte noi le amiche a discorrere. Abbiamo fatto le 9 di mattina, ti rendi qui a discorrere come le matte. E insomma lì mi faccio capito il momento. Allora la trasmissione prevede degli ospiti. Ma si può parlare, non si può discorrere niente. No, ho capito, per fortuna che è in crisi. Vabbè, allora sto zitta, allora non parlo più. Bene. È il momento del gioco. C'è le bietole. Presentiamo i concorrenti. Le concorrenti, c'è. Ci sono i concorrenti. C'è i boni. Ha capito? C'è i boni. Non si sa se sono maschio o femmina. Io perché so. Le sono sorteggiati nell'urna, sono di là. Lo sa che io sono sfidanzata. Lei è fidanzata? No, sono sfidanzata. Ci
credo. Sì. Non mi vuole nessuno perché li concadiscono molto. Non è vero. Infatti non è vero niente. Dai, chi è sto concorrente? È il momento del concorrente. In dove? Lo chiamiamo? Da dove bocca, tu viene concorrente. Sì, ferma. Allora, però, allora, una cosa. Chi c'è di Se vuole stare in televisione bisogna che sia zitta e ferma. Chi c'è? Giornata alla rettore. Sono tutti, dai. Dai, di un po'. E non lo so chi c'è, se lo chiamiamo. Dai, chiamiamo. È il momento, lo vuole annunciare lei? Sì, chiamiamo il prossimo concorrente. Il prossimo, il primo. Il primo, chiamiamo il primo. Venga, il primo concorrente. Venga, il primo dai, concorrente. Vieni. Venga. Buonasera. No, togli la mascherina. Togli la mascherina. Sta attento. Visto c'è inciampato, hai visto io che crestaccione che ho fatto? Ma lei è veramente... Il gelato, il microfono dove l'abbiamo? Il gelato, ecco. Gelato e cioccolato. Lei si chiama? Ivan Di Pesaro. Di cognome, Di Pesaro. Ricchiuti di Pesaro. Ivan Ricchiuti di Pesaro. Ivan Ricchiuti di Pesaro, sì. Beh, sì, sì, sì. E poi? Padre madre Molisani. Diciamo così, ecco. È sotto Marotta il Molise, sì, vero? È sotto Marotta. Sì, gemellata. È gemellata con Marotta ultimamente, ha fatto peace and love, ecco. Mi sono innamorata. Le piace? Sono innamorata. A lei piace Orietta Pedotti? È veramente una bella, bella ragazza, è veramente. È un onore. È un onore per me. No, ma magari, perché se lei ci porta via la Pedotti... Noi ne troviamo un vantaggio, un giovamento. Hai capito? Prendo per i prossimi mesi e anni. Allora scappiamo insieme. Scappiamo insieme. Dai. Scappiamo insieme. Tu ci dove porti? Jugoslavia. Caraibi, porti? Caraibi. Dai, andiamo ai Caraibi, bravo. Andiamo a fare il bel giro di andiamo ai Caraibi. Ai Caraibi, hai trovato il compagno. Chi paga il biglietto? Lu. Paga io, pago. Ti pareva? C'è risparmi, buoni, dai. Ce l'hai i soldi per pagare il biglietto anche per lei? Qualche spicciolino buono. Bravo, adesso facciamo il giochino e dopo andiamo ai Caraibi. Io, lui e... Bene, allora possiamo cominciare il gioco? Dai, vieni con me. Sai come funziona? No. Neanche io. Non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno come funziona questo gioco. Non è vero, il gioco è molto semplice e chiaro. Adesso parte la slot machine, uscirà un piatto del pesce azzurro, tu sceglierai una pentola, wow. E quindi uscirà un piatto e poi vediamo. Andiamo avanti, vediamo. Cominciamo. Slot machine. Uè. Grigliata azzurra. Buoni. Sardoncini. Buoni. Bene. I sardoncini qualche appena volta. Appena mangiati migliori. È vero, buoni. Ti piacciono? Vorrei dire una roba, alzo la mano. Sardoncini. Dica. I sardoncini qualche volta al pesce azzurro li fanno con le patate fritte. È vero. E qui lo dico, qui lo nego. E questo è vero. Abbinati alle, o in insalata, o insalata o patate fritte. Questo esatto. È vero. Esatto. Ed è proprio un piacere fisico, capito? Bene, possiamo cominciare. Sì. Dovresti scegliere una di queste pentole. Oh, deve girare. Ah, no. Che belle. Devi trovare i sardoni? Puoi stare anche seduto, lo dici a me, te la prendo allora, io. Perché poi... Io sono stato anche a Cattolica a mangiare il pesce azzurro. Com'è il ristorante di Cattolica? Bello, aperto, areggiato, c'è il mare vicino anche lì. Beh, il mare c'è in tutti i ristoranti, anche a Rimini, anche a Senigallia e anche a Fano. E a Fano. Al Drive, no? È già il mare. È il Drive, è a Fano. Cosa scelgo allora di quella pesce? Dica lei, dica lei. Una di... Dai, voglio andare... Questo è il nuovo ristorante che aprirà in via delle Querce a Fano. Ah, facciamo allora con il nuovo, dai. Il nuovo ristorante. Kiwi, Kiwi. Come si dice, Orietta? Kiwi. Non è Kiwi. È quello quando piove, metti il Kiwi. Ma che Kiwi? Kiwi, Kiwi. E vai, e vai. E vai, e vai. E vai, e vai. E vai. Bene, bene. E vai. A questo punto tu qui hai... Un piatto, noi non sappiamo che cosa c'è qua. Ok. Tu vinci se, essendo uscito della slot machine i sardoncini, arriverai alla fine senza avere trovato i sardoncini. È giusto? Santinelli, è giusto? Bene! È difficile. Tu vincerai se i sardoncini saranno qua. Che bello! Quindi, che bello, cominciamo il gioco Pesce Azzurro Quiz Show! Andiamo avanti, continuiamo. È molto difficoltoso. È difficile. Molto, è molto difficile. Difficile, sì. Andiamo... Stai concentrato. Quindi, scegliamo una pentola. Una a Fano.
Scegli Fano? Scegliamo Fano. Scegliamo Fano. Scegliamo Fano. E vediamo che cosa c'è. E vediamo che cosa c'è. Dai, non ci sarà i sardoni. Ai ai ai. Ai ai ai. Chi lo vuol vedere per primo? Facciamo vedere al pubblico? Mi dispiace, ci sono le casse gratinate all'arancia! Si prosegue! Dai, dai, dai! Vedi che entusiasmo? Dai, che facciamo un primo piano, vai, vai, vai! È il mio volo, l'entusiasmo! È il mio fidanzato! La palla! Hai promesso che le paghi anche un viaggio, Certo, Caraibi, le detto. Caraibi. Proseguiamo! Andiamo. Proseguiamo! Allora, dove non ci sono i sardoncini, sono a Senigallia! Ci sono i sardoncini? Senigallia? No, per me no. No, no, non ci sono. Dai, ormai lo hai detto. Ormai lo ha detto. Ormai lo ha detto. Ma è l'entusiasmo. È il filetto dorato. Filetto dorato con le patate. Sdeng. Ci vorrebbe tutti i giorni e si prosegue, ma quando finiamo? A mezzanotte? Sì, io dico che Raibi a mezzanotte, l'aereo. Possiamo andare avanti, allora. Possiamo andare avanti. Allora, io non so se qui ci sono i sardoncini. No. Tu puoi anche cambiare pentola. Wow. Sai che volevo cambiare col drive, forse, però... non so, però no, rimaniamo sulle way. Rimani sulle way. Allora andiamo con Rimini. E quindi prosegui. Sei sicuro? Vuoi Rimini? Proviamo Rimini, dai. Sei veramente sicuro? O proviamo Cattolica. Dove sei stato, tra l'altro? Cattolica, sono stato parecchie volte. Cattolica? Sì, sempre stato bene. Sì, sì. Cosa troviamo? Un primo! Lei lo sa, Orietta Pedotti, che primo è? Tu hai patate e ceci. Ceci e patate. Ma che ceci e patate? Il primo sgombro e ceci. Sgombro, ceci e patate. Tagliolini, sgombro e ceci. E continua! Ma è fantastico. Le patate sono fissate. Dai, io andrei sul drive. Sul? Io punterei tutto sul drive. Sul drive? Sì. Come ultima... Lo scelta adesso. Dammi un consiglio tu. Io scelgo drive. È così. Orietta Pedotti ha deciso. E qui si vede se vince, Perché se vince, vince due buoni pasto al pesce azzurro. E se perde ti spacchiamo tutto. Se perde. Ti spacchiamo tutto. Cosa succede? Che se vince fate un menù al pesce azzurro in coppia e poi partite. E andiamo ai Caraibi. È vero? E se perdiamo ti spacchiamo tutto. Vediamo che cosa c'è. La moretta! Avevo visto una banana, E quindi scopriamo il tuo coperchio. Provato col mio coperchio, vediamo cosa. Dai, cosa c'ho. Vediamo no. Se. Cappale, vabbè, però è buono lo stesso, dai. No. Alici marinate. No, vabbè. Adesso tocca spaccarlo tutto, dai. Adesso gli diamo la pentolata in testa. Ha perso. Dai. Quasi c'era. Doveva mandare. Però in vacanza puoi andare ugualmente. Eh sì, con cosa? Con le alici marinate. Ma tanto scusa. Tua sorella. Tu intrattieni l'ospite che io prendo il premio. Intrattieni l'ospite. È un gran sgartafone, guarda, è molto maleducato. Non ti preoccupare, andiamo in vacanza. Ti piace Centinarola? È un sobborgo qui di fama. Sì, c'è un, capito, c'è un ostello. Andremo lì a Centinarola, facciamo una vacanza. Bene. Facciamo 3 o 4 giorni. Buon così, staremo a Centinarola. Ai Caraibi c'è pure più G e porco boia. E vinci il premio di consolazione. Un sugo alle vongole. Grazie. Ma siccome uno non basta, facciamo due sughi. Due sughi. Grazie. Vongole e ceci. Grazie. Vongole e vongole e ceci. Due spaghetti fatti bene, arrosciati. Farei una pasta asciutata, Centinarola. Dai, va bene. Vieni qua, prendiamo il centro, puoi salutare chi vuoi salutare. Tutti gli amici di Pesaro, del CSB, del bar, di Fano, i grandi...
I grandi della storia, diciamo. I grandi del CSB. Del CSB. Bene. E voi che siete bravissimi. E voi che siete una bella comitiva. Noi ti ringraziamo, è stato un piacere averti qui come concorrente. Grazie. Però non è finita, ti accomodi qua perché poi c'è il gioco finale e vedremo più avanti che cosa consiste. Ti puoi accomodare, ti chiamiamo tra poco. Va bene. È il momento, Orietta, di invitare un altro concorrente. Un altro concorrente? Sì. Sono emozionata, prendiamo un altro uomo. Adesso io mischio le pentole. Sì. Quindi tu prendi il microfono. Io prendo il microfono, ecco. E chiamo il nuovo concorrente. E avanti col nuovo concorrente. Un nuovo concorrente. Buonasera, guarda chi ti ho portato, guarda questa bella ragazza. Buonasera. Scusate, ma io devo ancora sistemare le pentole. Sì. Buonasera, lei come si chiama? Io mi chiamo Jessica. Jessica, e di dov'è? Di Grazia. Fano, di Fano qui della Sassone. È bella Fano. Molto. Uno dice, quando giri tutto il mondo, quando torni a Fano, che esci da quell'auto, è vero, e dici però te giri, vai dappertutto, ma quando torni a Fano dici però Fano è bellino un bel po', è vero, anche Pesaro, qui c'entra che Pesaro. No, è voi metto. Voi metto, che sbagliata, tanto perché te sei di Fano, ci credo. Siccome Rietta andrebbe avanti fino all'infinito, sì, perché a parte che ce n'è anche un altro. In Giove. Ecco. Bene, Jessica, lei si può accomodare. Dai, andiamo, nel Jessica, trono. Il trono dorato. Sì. E facciamo partire la slot machine. Jessica, dobbiamo vincere. È uscito pesce azzurro. È uscito pesce azzurro. Okay. È uscito pesce azzurro e quindi senza neanche gareggiare vince. Il premio ritorna subito al centro. Jessica, hai vinto così. Ma sono fortunato. Un applauso di tutto lo studio. La gravidata. Ma che pezzo. In piedi. Complimenti. Piedi. La fortuna, grazie, la fortuna. Grazie moltissimo. Quindi, a Fano non la chiamo fortuna, questo è proprio un bel pezzo, capito cosa volevo dire? Una mezza idea. È vero, Jessica, hai capito. Sì. Jessica, puoi scegliere tra un cofanetto di sughi da 6 sughi misti oppure una bottiglia di Moretta con i bicchieri. Io vorrei 6 sughi. 6 sughi? Bene, 3, 2, 1. I sughi, brava Jessica, anche io avrei preso i sughi. Perché te, capito, fai una pasta asciuttata, ci metti questo sughetto di pesce azzurro, ci capi due patate e ti e voilà! Si prendono così, o anche così, e poi la pasta che si mette sull'acqua, si fa bollire, poi si butta la... te lo sai? No, di cosa ti parlare? Non importa, Jessica lo sa. Sì, ce l'ho, un'idea. Vaga idea. Sì. Bene Jessica, grazie per aver partecipato, anche tu accomodati qua. Jessica, di qua, Jessica. Di qua a destra perché parteciperai poi al gioco finale. Ebbene, invitiamo un altro concorrente. Adesso è il momento. Adesso è il momento di un altro concorrente. Come annunci concorrente da Pedotti. Adesso è il momento di un altro concorrente. Va bene, l'ha detto. Basta. Guarda che bella ragazza. Venga. Guarda che bella ragazza che ho trovato. Che si chiama? Ilenia. Sei sicura? Sì. Lo vuoi cambiare? No. Bene, di cognome? Maggi. Ilenia, di dove sei Ilenia? Di Pesaro. È bella Pesaro, dai, è bella Pesaro. E poi adesso dai, capitale della cultura, 2024, lo vogliamo dire. Ma scherzi, la cultura o la cultura? Lei, che cos'è la cultura, Orietta? Lei lo sa? Sarebbe le carote, le patate, la cultura le patate, le carote. È ora di proseguire con il gioco. Le bietole, cosa conturi? Questo. Facciamo giocare Ilenia, anche perché sennò stiamo a parlare qui se certo. Fino al 2024. Sì, certo. E passa la capitale, diventerà Barletta, poi Amsterdam e Tokyo. Dov'è Barletta? Non so, dove. In Italia. In Italia Barletta. In Italia. Va bene. O in Bologna. Sta a sentire, voi hai comprato quei camperos?
Non si vede, non mi ricordo. Me lo dici dopo, sono belli, molto. Grazie. Io c'ho un campero, ci vado. Bene, ti puoi accomodare, ti puoi accomodare. Orietta, prego. Orietta, sì, vieni. Faccia strada alla concorrente. Vieni, Lenia, vieni. Grazie. Iniziamo il gioco, pezzaggiuro. Pesce Azzurro Quiz Show, andiamo con la slot machine. E vediamo, vediamo, vediamo che cosa arriva. La moretta! La moretta, adesso deve scegliere la moretta, Ilenia. La moretta, bene, no. Li abbiamo mischiati perché prima il concorrente precedente ha trovato il jolly. Ha trovato il jolly. E quindi possiamo proseguire. Bene, devi scegliere una di queste pentole. Ogni pentola corrisponde a un ristorante del Pesce Azzurro, prego. Devi trovare la moretta, Ilenia, devi trovare la moretta. Devi trovare la pentola nel cui coperchio c'è la moretta. Andiamo col drive, che non ci sono mai stata. Drive, drive, drive. Va, guarda, il drive è molto comodo, molto, molto, molto. Non ci sono molto. Proprio mai passata, ci passerò. Vediamo, drive, drive, drive ha scelto. Bene. Bene. E quindi inizia il gioco. Adesso puoi scegliere una alla volta le pentole, sperando che non ci sia la moretta. Moretta. Che cosa scegli? E-way. E vai! Questa è versione inglese, ma si legge in italiano anche. E vai, mangia e vai. E vai. Sei sicura? Sì. Bene. Chi lo vuole vedere per primo? Sempre il nostro pubblico. Abbiamo... la pasta. Tagliolini, sgombre, ceci. Si prosegue, brava Ilenia. Non dobbiamo trovare la moretta, guarda che bella moretta che c'è qui, la moretta. Ne berrei una, due effettivamente, buona un bel po'. Due morette, guarda che due belle morette. E buona molto molto. Molto, 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 molto. La moretta, molto. Cattolica Rimini, Senigallia Fano. Cattolica. Brava anche io. Andiamo con Cattolica, il ristorante vicino all'acquario. A chi lo faccio vedere per primo? Per primo a lei, e poi vedete da che faccia alle morette. Fa. Da che faccia fa. È bella o brutta? È buone. Ma voglia, è buona perché sono le alici marinate all'aceto. E quindi finiamo. Quante pentole sono rimaste? Tre. Tre. Tre pentole sono rimaste. Rimini. Sei sicura? Tu continui, vuoi cambiare? Tengo le alte. Prendo Rimini che è la bassa. Prendi alle bassettine, brava. Prendiamo Rimini. Rimini, ristorante sul lungomare con grande vetrata. Sul mare di Rimini, vediamo, colpo di scena, facciamo così. Vai. E abbiamo cozze gratinate all'arancia e proseguiamo! È una strada verso il successo finora, mancano due pentole, mancano due, ne mancano due. Allora prendiamo Senigallia e lasciamo Fano, visto che siamo a Fano. Brava. Prendiamo Senigallia, Senigallia. Dai! Veramente. Orietta la vuole, venga qui Orietta. Facciamo una truffa. Venga qui Orietta, venga qui, lo alzi lei. Facciamo un ballottino. Lo alzi lei questo facciamo coperchio. Facciamo un ballottino e facciamo vincere lei. Lo alzi lei, nome, eccolo. Lo sapevo. Niente, vado a casa a dormire. Vado a casa a dormire, ciao. Bugiarda, faccia vedere il coperchio. Non si può ripetere questo gioco. Faccia vedere il coperchio. Non si può ripetere. Lo deve fare vedere. San Concilio, quindi cos'è triste? Cos'è triste? Cosa aveva scelto lei? Lei cosa aveva scelto? Cosa era uscito nella slot machine? Non lo la sappiamo. Moretta. La moretta. Allora vinto. E allora vinto. Brava, è bugiarda. Io l'ho detto, bugiarda proprio. Resta una pentola. Resta una pentola. Dai, che qui c'è la moretta. Vediamo che cosa c'è. La vuole cambiare? La vuole cambiare? No, siamo all'ultimo, no. No, dopo mi pento se... no. Resiste. Tiene la pentola che aveva scelto. In questo caso vincerebbe due buoni pasto qui al Pesce Azzurro. Da poter utilizzare in qualsiasi di questi ristoranti. Ci siamo. Io gliela faccio alzare, guardi, è pesantissima, ma io vengo qui da lei. La moretta è qui, la moretta è qui. Il coperchio a lei. Il filetto! Il filetto dorato! Ecco la moretta di lei! La moretta! E quindi vince il gioco! Ilenia, complimenti! Grazie.
Brava lei, hai stracciato tutti. Caspita! Brava! Dulcis in fundo. Poi. Complimenti, guardi, si è dovuta sorbire Orietta per parecchi minuti, per tutta la serata, diciamo, ma è andata bene, Vado a prendere il premio. Hai fatto un figurone, Ilenia, guarda, grazie. Veramente sei stata molto, molto brava. Cosa vince adesso Ilenia? Vince due buoni pasto. Oh, ste vedi, per pensavo di vincere la moretta. Anche la moretta. Questi sono due buoni pasto da presentare alla cassa di qualsiasi ristorante del Pesce Azzurro. Bene, chiamiamo i concorrenti che hanno partecipato a questa serata. Prego, venite. Questi sono per venite voi. Venite tutti, forza concorrenti, venite forza tutti. Forza concorrenti. Ecco. Bene, venite al centro perché... Il mio fidanzato, anche adesso ecco. Andiamo ai Caraibi, ecco. Bene, a questo punto si tratta di indovinare qual è il peso dei quattro comici della trasmissione, che saremo noi, io, Orietta Pedotti, Daniele Santinelli e Rosa Della Cecca. Tutti e quattro, in totale, quanto pesiamo? Proviamo, vai. Ilenia. 370. 370 no! Meno. Meno. Jessica. 302. Magari. Magari. Si è sentito? 340 kg. Niente, Jessica aveva detto 302, io ho detto magari perché è di più. 340 no. Neanche 340. Non ci siamo. Mi dispiace, non mi dispiace. Non riesco a indovinare questo peso di sti quattro manduloni. Ma è ora di cena, è ora di entrare con i vassoi. Ringraziamo i nostri ospiti, prego, grazie mille per aver partecipato, vi aspettiamo nei nostri ristoranti, grazie a tutti, andiamo tutti a mangiare e adesso loro hanno già mangiato, noi no, è il nostro momento, buona cena a tutti, il bicchiere è vuoto ma il piatto no e il vassoio neanche, alla prossima puntata, buonasera a tutti, ciao, buon appetito, ciao. Pesce Azzurro Drive, mi dica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da sporto, grazie. Ma Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Gli era avanzato. I mangiarò prima del gialetto. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto.